Ehi, ciao. Allora, prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al mio canale perché è gratuito e potrai supportare tutti i miei prossimi contenuti. Allora, questo video è per tutte le persone, per aiutare. So che appunto avevi bisogno di me. Qualsiasi persona che si distrae facilmente e o ha poca attenzione. La mia cagnolina perché andava troppo in giro, speriamo che abbia capito di rimanere lì ferma. Allora, io ho preparato un insieme di esercizi, anche abbastanza rapidi, che però secondo me ti piaceranno davvero tanto e secondo me anche ti aiuteranno. Alla fine del video ci faremo una promessa e vedrò anche se sei arrivato fino alla fine, quindi stai attento e direi di iniziare subito. Mi raccomando, iscriviti e attiva la campanella al mio canale. Allora, iniziamo da questo. Il tessuto ti sembra morbido, confortevole? Che colore è? Cosa ci potrebbe essere dentro? Io ti faccio vedere una cosa e tu mi devi dire la prima parola che ti viene in mente vedendo questa cosa. Ora capirai subito di cosa sto parlando. La prima parola che ti viene in mente. La prima parola che ti viene in mente. Prima parola che ti viene in mente, persona, animale, situazione, quello che vuoi. La prima parola che ti viene in mente era uscita la E, ma l'avevamo già fatta. Ti ricordi cosa avevi pensato quando era uscita la E? Facciamo ancora 5. Il primo pensiero istinto senza pensarci troppo. Era uscita la S. Ultime due. Ultima. Diannina. Ti ringrazio. Rimani qui con tutte le tue energie. Passiamo alla prossima attività, al prossimo esercizio. Cerco di dirti un paio di nomi e tu mi dici se sono dei cantanti, la prima canzone che ti viene in mente. Tipo, ti dico, non lo so, Fedez, e tu mi dici Viola, la canzone con Salmo. Ok. Ti dico Maria De Filippi, e a te viene in mente il programma di Amici, mi dici Amici, capito? Posso farlo con attori, cantanti, un po' tutto quello che mi passa per la mente, ok? Quando sei pronto, pronta, me lo dici e io inizio. No, quello che proprio ti senti l'importante è che sia una cosa di riflesso e che rimani con il focus qui da me, ok? Non voglio troppe distrazioni o pensieri superflui. Julia Roberts. Gigi Proietti. George Clooney. Angelina Jolie. Chi è l'ex marito di Angelina Jolie? Brad Pitt, ok. Poi ti dico Johnny Depp. E se ti dico Maledetta Primavera, tu cosa mi dici? Bravissimo. E Paolo Bonolis. Milka Lucci. Selvaggia Lucarelli.
Lorenzo Piacerelli, e Adriana Spink. Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Michele Bravi, Salmo, Brescia, San Giovanni, ok, e poi Cristina D'Avena, Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Samuel Peron, bravo, bravissimo, e Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Mara Venier, Carlo Conti, Amadeus, sì, lui ha molti programmi, ti ricordi anche chi è la moglie di Amadeus, ok, Arisa, Elisa, Annalisa, Emma Marrone, Elena D'Amario, e ultimi tre. Carlo Cracco, Luca Laurenti e ultimo, rimani attento, 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 ultimo, Flavio Insinna. Ok, molto molto bene, faremo non moltissimo focus, ti vedo un po' perso, ok, bene 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 bene. Allora adesso io ti faccio vedere delle lettere e tu mi devi comporre una parola, rimaniamo sempre in quattro perché sennò sarebbe troppo impegnativa come attività. Ti faccio un esempio, io ti faccio vedere questa. È un po' complicato, però. M-E-S-A, tipo Esma, è un nome femminile, ok. Oppure mi puoi dire non so, crea una parola, va bene? Non ne facciamo tantissimi perché è un livello un po' difficile, ammetto. Però ti mette, devo dire, abbastanza alla prova e quindi voglio metterti un po' alla prova. Allora, mescoliamo i dadi. Questa è abbastanza semplice, ma è capitata da sola. Non l'ho scelta io. Prova a dirmi una parola. Okay. Ne pesco altre quattro. Tre, quattro. Qui non mi viene in mente nessuna parola, però do una possibilità a te. Insomma, vediamo cosa crei. Vediamo se riuscirai a trovare una parola. Andiamo con un'altra tipologia. Vediamo cosa viene fuori. Facciamo l'ultima, questa qui. Non so se riuscirai a creare una parola, però. B-E-A-Z. Non so. Mi dirai tu se sei riuscito a creare qualche parola o qualcosa che ti ha ispirato. Facciamo le ultime tre lettere, quello che ti ho chiesto prima.
le prime tre persone che ti vengono in mente. Tre persone che ti vengono in mente con questa lettera. Ok? Sempre tre persone, attenzione. Tre persone. Più preciso possibile, cioè se tipo mi dici giallo, se ti ricordi anche ocra, giallo limone, se me lo articoli particolarmente, io vedo che tu sei abbastanza tipo concentrato, non ti distrai, la tua attenzione aumenta e sei qui presente con un grande focus. Io sono molto felice. Te ne chiedo un po'. Partiamo da questo. Ok, questo. Perfetto. Molto bene. Qui. Poi mi dici questo. Questo colore qui assomigliare un po' a questo colore qui, ok? E poi mi dici questo e questo. Ottimo, questo qui. E ora te ne faccio vedere due e mi dici se sono simili tra di loro. Questo e questo. Questo e questo. Questo e questo. Ora invece mi devi dire il suo colore. Un colore che ci sta bene. Tipo io ti dico viola e tu mi dici giallo, perché anche negli outfit, per esempio, il colore viola con il colore giallo è un abbinamento pazzesco. Se non ti vengono in mente, inventateli. L'importante è che tu mi dia sempre una risposta molto attenta, molto dettagliata, molto precisa e che tu sia puntuale. Allora, questo. Okay. Questo. Questo. Questo e questo. 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 E questo. Ok. Direi. Ottimo. Grazie. Ti dirò delle parole, ti faccio un esempio, ti dico Sicilia, oppure ti dico terrazza, ti dico stella marina, ok? Ti dico un po' di parole che
in qualche modo ti possono aiutare e possono far ricondurre la tua mente, la tua attenzione, insomma, tutto ciò che ti riguarda ad una situazione. Io preferirei più ad un momento. Ad esempio, ti dico spaghetti e tu mi devi dire la prima cosa proprio che di certo ti viene in mente. Per esempio, mi dici la spaghettata che mi sono mangiato con i miei genitori quest'estate al mare. Oppure ti dico Rimini e a te viene in mente la vacanza che hai fatto con i tuoi a Rimini, dici subito questa cosa. Oppure ti dico clessidra e a te vengono in mente i miei video ASMR e mi dici i video di Annina. L'importante è che ciò che tu mi dirai sia proprio di scatto immediato la prima cosa che ti viene nella mente, che sia spontaneo e sincero e che tu mi dica sempre una risposta in caso. Se fosse me lo dici, mi dice Annina aspetta, io ti aspetto, tu rimani sempre attento, concentrato, alleniamo la tua memoria, però non mi devi mai fare scena muta, ok? Allora, iniziamo. Sardegna. Ok. Porto delle navi. Ok. Limoni. Istruttore. Biglietto del cinema. Napoli. Porta candele. Succo di frutta. La colla rossa della Prit. La crema al pistacchio. Il giorno di Natale. Una persona che si chiama Silvia. E un'altra persona che si chiama Matteo. La Svezia. Un tuo nonno oppure una tua nonna. Le lasagne. La piscina più vicina a casa tua. E infine Carlo Conti. Ho visto che la tua concentrazione, la tua attenzione è migliorata, me ne hai prestata anche molta, devo dire, ho visto anche molta precisione, molta attenzione, molta cura da parte tua e ti devo davvero ringraziare. Ti chiedo adesso però di fare un'ultima attività che è quella un po' più classica, però sempre d'effetto e ben riuscita, che è quella della luce. Sei favoloso o favolosa perché ti sei accorta di questo piccolo cambiamento. Comunque, poi dai un feedback qui sotto nei commenti di qual è stata l'attività che ti è piaciuta di più. Per esempio, ti è piaciuto indovinare le parole con le quattro lettere? Ti è piaciuto indovinare i colori? Ti piace questo trigger della luce? Ti è piaciuto dirmi un tuo ricordo? Ti è piaciuto dirmi che canzone ti ricorda Michele Bravi? Ti è piaciuto indovinare i nomi delle lettere che ti dicevo all'inizio? Poi, alla fine, fammi sapere nei commenti qual è stata
l'attività che ti è piaciuta di più e che ti ha reso anche più attento, più partecipe. Comunque, vedo già un po' di distrazione, quindi no, 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 non va bene, rimani attento. Io accendo la luce e ti chiedo per adesso innanzitutto di seguire questa semplice luce, di concentrarti solo su quel puntino bianco, questo che vedi, e basta, tutto il resto lascialo così. Ok, cercando sempre di avere una giusta attenzione e anche di rilassarti ovviamente. Ora guarda il mio naso. Il mio naso. Fino alla fine del video guarda solo il mio naso, questa cosa, questo. Guarda il mio naso, la punta del mio naso, non tutto. No. No. Guarda solo il mio naso. Il mio naso, la punta del mio naso. Ok. Segui sempre solo il mio naso. Sempre e solo il mio naso. Segui il mio naso, cioè non segui, rimani sempre concentrato e focalizzato sulla punta del mio nasino, anche perché abbiamo quasi terminato e devo dire che sei stato veramente molto molto bravo, quindi davvero i miei complimenti. Sempre la punta del mio nasino. Chiedo ora, se sei arrivato fino a questa parte del video, di lasciare un commento e iscriviti ovviamente, c'è il link per il nostro gruppo Telegram in info box e anche per seguirmi su Instagram, comunque mi chiamo guerra.anna con due A finali, tutto piccolo, su Instagram. E se sei arrivato fino a questa parte, questo punto del video, scrivi nei commenti gnocchi alla polpa di granchio, che sono il mio piatto di mare preferito che prendo sempre quando vado al mare. Sono degli occhietti buonissimi fatti in casa con la polpa di granchio, che è spettacolare, cioè è proprio il mio piatto preferito in assoluto, li prendo sempre. Quindi se sei arrivato fino a questa parte del video, mi raccomando, concentrato, attento, non distrarti, però commenta e scrivi qui sotto nei commenti gnocchi alla polpa di granchio. Ti mando un bacione, ti ringrazio, spero di esserti stata d'aiuto e ti aspetto prestissimo in qualsiasi momento quando vorrai. Ciao a voi pasticcini e a voi gnocchetti alla polpa di granchio.